Buongiorno Locarno, l'edizione si avvicina al rush finale, in lontananza incomincia a intravedersi il Pardo d'Oro. Oggi però dobbiamo fermarci perché in Piazza Grande arriva qualcuno di davvero speciale. Lovano Supreme è il nuovo film di Franco Maresco. Maresco coglie l'occasione di un tour italiano di Lovano per compiere un viaggio a ritroso verso le origini del musicista. Un film commovente che intreccia la storia della Sicilia, la storia del jazz e l'immenso amore di Lovano e Maresco per John Coltrane. Sylvain Georges è uno dei più grandi documentaristi del cinema contemporaneo. Ma come sempre, quando si dice documentaristi, si corre il rischio di inscatolare un talento enorme in un genere. In realtà Sylvain Georges è un autore, un poeta, che forse vanta uno dei titoli più belli di tutta la rassegna di Locarno 76, Nuit obscure, au revoir ici, n'importe où. Racconta queste odissee notturne senza meta ed è straordinario osservare come la macchina da presa di Sylvain Georges scompaia per lasciare spazio, per rivelare il tessuto intimo in maniera organica di questi giorni di una solitudine senza nome. Ban è l'esordio nel lungometraggio di Leonor Teles, talentuosissima, autrice di un pugno di cortometraggi documentari, direttrice della fotografia fidatissima di registi affermati. Con Ban, Home, Leonor Teles crea un poema visivo malinconico ed elegantissimo sul desiderio, la distanza e la sensualità. Un'autentica rivelazione nella quale vivono anche i ricordi di autori amatissimi come Wong Kar-wai e Hou Hsiao-hsien. Stasera la Piazza Grande riabbraccia un amico che ha scritto pagine memorabili del cinema, un amico che si chiama Ken Loach. The Old Oak, la vecchia quercia, è un pub che sta per chiudere i battenti. Una volta questo pub era il cuore di una comunità fatta di minatori e operai. Il pub diventa invece il cuore di una possibilità di ripensare il modo in cui viviamo. Ken Loach, con una limpidezza quasi rosselliniana, racconta la dignità delle più semplici forme di resistenza. Ciò che rende il Locarno Film Festival un luogo di scoperte è che a volte si presentano dei film che, quando li guardiamo per selezionarli, ci appaiono come degli autentici UFO. On the Go, divertentissima e spudorata commedia on the road. Uno sguardo molto disincantato su quel che è il mondo di oggi. Insomma, tra Ken Loach, Lovano Supreme, On the Go e tutti gli altri consigli che ci ha dato il direttore artistico, orientarsi in questa giornata non sarà difficile. Io vi lascio con una quote, una riga con cui Laura Teles ha raccontato il suo Ban. Senza un futuro all'orizzonte, rischiamo di annegare nel passato.